Tanti parlano di disruptive e unconventional, no? Poi il disruptive e unconventional molto spesso ci rendiamo conto che è semplicemente la naturalezza del nostro essere nelle cose, no? Quindi quanto riusciamo ad essere naturali nel fare le cose, questa cosa spiazza, perché venire qui a parlare in maniera emozionata, no? Significa con il coinvolgimento del nostro stare, del nostro sentire, non in maniera distante, distaccata, e questo mette già in condizione agli amici, gli ospiti, le persone che sono qui di vivere un'esperienza. Perché parlo di questo? Perché il nodo, secondo me, dell'hybrid work è proprio questo. Quanto riusciamo ad essere esperienza? Perché di produttività abbiamo visto, ce lo racconterete un po' tutti, ci siamo fatti una chiacchierata volante con chi in autostrada, con chi in Teams camminando, io sono sempre in movimento in questi giorni, qualcosa di impensabile prima come normale, no? Adesso nessuno di loro mi ha dato dello scortese perché mi sono collegato in Teams in autostrada, giusto? Perché avrebbe dovuto? Perché prima era così, ragazzi. Perché prima, se non ti presentavi a una riunione e dici mi collego in teleconferenza, perché c'era la teleconferenza prima, no? Eri un no, ma guarda, antipatico, ci vuole tenere a distanza. Abbiamo fatto un passaggio e questo passaggio riguarda il coinvolgimento che abbiamo nelle cose. Allora, per me, hybrid work vuol dire quanto siamo coinvolti nell'essere qui oggi. Oggi abbiamo delle persone che si occupano delle persone in azienda, ormai la parola direttore del personale, che ansia, fantozziana memoria, eh?